giustizia, perché sono amici e perché parlano la nostra stessa lingua. Parliamo la nostra stessa lingua. Allora, l'associazione si chiama CVR, dunque si occupa di quella che è la verifica della ricostruzione dovuta ai terremoti, ma io penso anche a altre tipologie di interventi. Ecco. Come fa? Beh, fa fare delle verifiche a dei periti, uno di questi periti oggi qui presente, e dopodiché il presidente, che è quanto mai attivo, se c'è qualcosa che non va, procede alle denunce per fare in modo che non ci sia qualcuno che specula su questi tipi di interventi e per fare in modo che la comunità non perda dei quattrini buttati e che finiscono nelle tasche dei disonesti. Però è inutile che cerchi di parlarvi io, li ho qua come ospiti, ho anche qui come al solito il nostro avvocato, l'avvocato della federazione. Sapete che praticamente questa trasmissione è l'emblema della federazione, ecco. E qui trattiamo le ingiustizie generalmente di piccoli, medi imprenditori e quindi riusciamo anche a dare un assist attraverso la trasmissione. E parliamo di cosa fa la federazione. Allora, è inutile che io mi dilunghi di più, io darei la parola a Marco Mattarelli, che sta alla mia destra e che è il presidente dell'associazione, che vi spiegherà a chiare lettere che cosa fa. Abbiamo presente, oltre a Marco Mattarelli, il vicepresidente Michele Testa e, come vi dicevo prima, ho invece alla mia sinistra, oltre all'avvocato Buso, l'ingegnere, che è praticamente un perito, forse è ingegnere, anche un CTU lei è? No, svolgo... CTB, quindi... CTP, solo CTB. Va bene, ecco. Prego Marco, a te la parola. Grazie Sergio, grazie per questa opportunità. Il CVR, che cos'è? Comitato Verifica e Ricostruzione, è un comitato spontaneo, prima di tutto, quindi cittadini con una propria professionalità, una propria indipendenza. Io sono stato un dirigente bancario, attualmente faccio il consulente, ma non sono più dipendente del sistema bancario. Il mio vicepresidente Michele Testa è un imprenditore, e poi abbiamo altri quattro componenti del comitato, che sono un ex sindaco, io sono attualmente anche consigliere comunale, un libero professionista, un dirigente industriale e un direttore di un mensile, il mensile che si chiama il 100%, che è il nostro mensile, che è il mensile non nostro, è il mensile che ha dato ampio spazio al Comitato Verifica e Ricostruzione con delle pubblicazioni e ovviamente delle querele ricevute, perché noi diamo fastidio. Siamo sei cittadini che spontaneamente hanno deciso di costituire questo comitato, diventato regolare nel giugno del 2019, con iscrizione in Camera di Commercio, partita IVA, eccetera, per avere una regolarità dell'associazione. E quindi però non abbiamo un bilancio, chiaramente non abbiamo, noi ci autofinanziamo in tutto quello che sono le nostre iniziative. Perché è nato questo comitato? È nato perché abbiamo verificato che sul territorio nostro, il nostro territorio è l'Alto Ferrarese, quindi siamo partendo da Ferrara città fino ad arrivare a Cento città, quindi al confine con la provincia di Bologna, abbiamo verificato che sul territorio nostro, il territorio in particolare rurale, parecchi fabbricati che erano fienili abbandonati, distrutti, fienili con alberi cresciuti all'interno, case diroccate, abbiamo all'interno della brochure che abbiamo fatto a suo tempo, portata anche al governo un paio di anni fa, ci sono proprio fabbricati completamente inutilizzati e distrutti, che sono stati oggetto di fondi della ricostruzione, quindi di fondi pubblici. I cittadini ce li hanno segnalati, hanno segnalato decine e decine di casi. Noi abbiamo fatto un lavoro colossale di verifiche sul territorio direttamente tramite 350 segnalazioni
fra fotografiche ed esposti alla Procura della Repubblica. Abbiamo fatto almeno una ventina di serate pubbliche con centinaia di persone presenti in tutto il territorio in cui noi abbiamo, diciamo così, operato e abbiamo segnalato sulla base delle nostre indicazioni, delle valutazioni fatte con i nostri tecnici, che poi casomai possiamo anche far vedere qualche caso, perché ripeto, i casi segnalati sono 350, perciò non sono due, ma quelli segnalati alla Procura della Repubblica e quindi quelli oggetto di esposti giudiziari alla Procura della Repubblica e quindi oggetto di indagini della Polizia Giudiziaria e della Procura sono 140, perché le segnalazioni fotografiche non sono state prese in esame dagli organi giudiziari, ma solo dalla Polizia Giudiziaria. E potremmo perciò far vedere anche qualche caso. Abbiamo calcolato che circa, secondo le nostre valutazioni, prendendo per riferimento solo il nostro territorio, territorio ristretto dell'Alto Ferrarese, in cui è stato concesso grosso modo circa 500 milioni di ricontributi per la ricostruzione, il 20% è secondo noi non dovuto, mal dovuto, mal erogato, e siccome in Emilia Romagna sono stati erogati grosso modo 5 miliardi e mezzo, riteniamo che il 20%, facendo una proporzione così minimale, è circa un miliardo, come abbiamo già detto anche in altre trasmissioni, il denaro secondo noi erogato in modo non adeguato. Qual è la vera grande ingiustizia? La vera grande ingiustizia è che le indagini sono in corso. Chi ha avuto questo denaro è generalmente persone ultra benestanti per possessori di immobili, di fabbricati che non utilizzavano, mentre la gran parte di quelli che ancora oggi sono fuori dalle loro abitazioni e sono ancora oggetto di valutazioni da parte degli organi competenti, quindi i vari sindaci che sono i vicecommissari locali, i vari uffici tecnici, sono ancora in corso di attesa. Oltre a questo, vediamo che poi, specialmente nella città in cui io sono consigliere comunale, che è la città di Cento, che è la seconda città più importante della provincia di Ferrara, vediamo tutti gli immobili pubblici, ovvero sia i palazzi pubblici, che sono il cuore della città, ancora fermi, ancora immobili, ancora non ristrutturati, ancora non ripristinati, con il denaro assegnato ma non utilizzato. E quindi abbiamo questa enorme ingiustizia di ricastri furbastri che hanno visto ricostruiti i loro fienili in campagna inutilizzati prima e inutilizzati ora, e la collettività che vede i palazzi pubblici non ancora utilizzati. Questa per noi è una qualcuno grande... che magari era in buona fede e che non era il furbetto del caso, la nostra... che invece è rimasto al piede, non ha avuto il finanziamento. Il nostro lavoro, che dura da 4 anni, che è già stato oggetto anche di altre trasmissioni nazionali e quindi che hanno ritenuto, colleghi di altre trasmissioni nazionali hanno ritenuto, come posso dire, degno di nota il lavoro di ricerca, di analisi e di denuncia fatto dal CVR, ha messo in evidenza questo, che signori che avevano fabbricati inutilizzati e non utilizzati prima del terremoto, li hanno visti ricostruiti con centinaia di migliaia, milioni di euro pubblici, e poi Michele ha dei casi eclatanti da far vedere, gli passerò le parole subito dopo, il nostro ingegnere è qui con noi per confermare la validità delle nostre valutazioni, l'ultimo adesso la lascerò dire a lui, è stato un esposto alla Corte dei Conti su un fabbricato che ha avuto 800.000 euro, ma è stato valutato tecnicamente sul mercato come un valore di 500.000 euro. E questa grande ingiustizia qual è? Che questo denaro pubblico che viene erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti e quindi dallo Stato e in parte anche dall'Europa, siamo andati addirittura in Europa, io e il Vicepresidente a parlare con parlamentari europei, abbiamo fatto anche un'interrogazione al Parlamento europeo,
Siamo andati a parlare con il governo un paio d'anni fa, siamo stati ricevuti a Palazzo Chigi circa due anni fa, maggio del 19, per 3 ore, un pomeriggio intero a Palazzo Chigi, a parlare di tutto il lavoro fatto, grazie ovviamente al nostro uomo delle pubbliche relazioni esterne e il vicepresidente, lui che tiene tutti i contatti, fra un po' gli passo la parola, ma dopo questo gran lavorio, questi quattro anni di lavoro, 10.000 pagine di prodotto giudiziario, 10.000 pagine è stato il nostro lavoro fra esposti, collaterale agli esposti, allegati, fotografie, reportage, eccetera, eccetera, eccetera. Non vediamo ancora un risultato concreto. Quindi che è un risultato modesto. Un risultato modesto che è per noi la grande ingiustizia è questa, cioè il fatto che il denaro in un momento di grande crisi. Scusa Marco, io darei la parola all'ingegnere, così l'ingegnere ci dice magari in modo conciso in cosa consiste la verifica. È la verifica dei capitolati, è una verifica generale. Ci dica un po', ingegnere, come procede lei normalmente? Allora, io mi muovo, diciamo, analizzando i documenti che mi vengono forniti dal Comitato per capire l'iter burocratico che è stato seguito dal tecnico che ha portato, diciamo, alla concessione del contributo, perché abbiamo potuto riscontrare, soprattutto in due pratiche che sono state segnalate recentemente, proprio dei meccanismi dove erano a conoscenza prima dei danni prima del sisma, sia il committente che il tecnico intervenuto, oppure di condizioni di tipo differente, cioè di sfruttare, diciamo, un tipo di intervento piuttosto che un altro, con un aggravio di costi. E io ho potuto verificare questo iter che è stato seguito, che non consente di dire la pratica è regolare. Perché? Perché se c'erano i danni prima del terremoto e non vengono dichiarati, di conseguenza si commette un illecito. Sì. Invece ci sono delle altre pratiche dove potevano esserci dei danni prima del terremoto, questi venivano dichiarati, il contributo era inferiore e in questo caso non si commette un illecito. Sì, mentre sì. Purtroppo abbiamo potuto verificare delle situazioni di questo tipo, cioè di committenti piuttosto che di tecnici che erano a conoscenza di danni pregressi e questi danni non sono stati dichiarati. Questo... E quindi sono stati complici certo. Della malversazione, certo. Praticamente. Assolutamente. Ecco, ma poi noi avremo un ospite e andremo a toccare anche questo tasto, perché ci sono i danni collaterali dalla vicenda. Naturalmente c'è chi ha fatto il furbo, appoggiato dal tecnico che si è preso, mi sembra, il 10%, no? Il 10% era il contributo che veniva rilasciato come contributo massimo corrisposto dalla regione, sì. Veniva diviso tra le varie figure. Sì, l'impresa poi ho visto in qualche caso che c'è stata dentro anche lei, perché ha incassato dei quattrini sulla base di certi capitolati che non ha rispettato e quindi i controlli dovuti sempre al tecnico che aveva steso il capitolato non ci sono certo. stati e quindi anche lì malversazione. Beh, io la ringrazio, ingegnere. Adesso io però volevo fare una breve pausa e volevo che fosse mandato in onda lo spot che riguarda Vallì Bonvicini, alla grande Vallì che ha comperato poi alla fine questo hotel in Trentino che ospiterà gli anziani e noi dobbiamo fare in modo che riesca a finire di pagarlo, quindi ci sarà in sovraimpressione una scritta che vi darà modo di fare dei versamenti. Ecco, adesso do indirizzo alla regia per partire con lo spot. Grazie.
Volevo poi nel frattempo chiedere un parere anche al vicepresidente sulle vicende, ecco, che ci illustri quali sono i fatti peculiari che fanno in modo che questi finanziamenti vengano erogati a torto. Ecco. Quindi Michele, se vuole dirci qualcosa. Certamente, probabilmente la parola d'ordine sulla ricostruzione probabilmente sarà stata quella, sì, ricostruire, fate ricostruire, purché sia, basta che ricostruiscono, visto anche che l'esperienza dell'Aquila, l'esperienza degli altri terremoti, purtroppo in Italia è una nazione che subisce i terremoti, l'hanno scoperto da poco, ma a questo punto probabilmente dietro questa volontà da tenere l'Emilia Romagna come fiore all'occhiello, cioè la ricostruzione come fiore all'occhiello in Emilia Romagna. Certo che quando poi andiamo nello specifico, che vediamo che nella ricostruzione ci sono degli edifici crollati già nel 2010 e poi vedere ricostruiti in una maniera scandalosa, uno si chiede, ma il denaro del contribuente come viene usato? Cioè praticamente viene usato solo ed esclusivamente per interessi probabilmente di partito, interessi di insomma, per interessi elettorali probabilmente, perché qui in Italia abbiamo una consultazione all'anno ormai e a questo punto tutto gira dietro è un sistema, sì. È un sistema, come l'ultimo discorso di Palamara che è venuto fuori, e siamo in mano a un sistema. E questo sistema va avanti imperterrito. E ecco la ricostruzione. La ricostruzione, il Presidente ha detto 1 miliardo di stima, va al di là del 1 miliardo di stima, va molto al di là del 1 miliardo di stima, perché noi ci siamo fermati a 140 esposti su 200, più 200 segnalazioni, ma 140 esposti ci siamo fermati perché è un dramma, ogni volta che si prende una realtà da verificare si trova che questa realtà non aveva niente a che fare con la ricostruzione. Quindi la complicità primaria è anche della politica, che è assolutamente voluto. Ma c'è anche un altro fatto che ancora, cioè, che si aggiunge, non era il caso che si aggiungesse. Ricostruzioni che normalmente si possono fare, si fanno, faccio un esempio, a 400.000 euro, la stessa ricostruzione è 800, 1 milione di euro. Cioè, c'è anche questa realtà nella ricostruzione. Sì, io Testa, guardi, io ho visto, abbiamo trattato noi un argomento di questo tipo, dove è stata fatta una spesa di 1 milione 500.000 euro, ma se lei vede il lavoro come è stato eseguito, è praticamente al grezzo. Quindi io che ho costruito nella mia vita, quando l'ho visto ho detto, ma insomma, hanno erogato questo finanziamento, ma l'impresa ci ha giocato di brutto. Allora, 140 esposti che abbiamo fatto, regolarmente simili, tutti simili, e regolarmente con importi superiori alla realtà. Il primi di febbraio alla Corte dei Conti di Bologna ho segnalato, per conto del CUR come Presidente, il caso di un fabbricato ricostruito con 830.000 euro di fondi pubblici, valutato da uno dei nostri collaboratori, qui avevamo l'ingegnere Farinella, ma ne abbiamo anche altri, uno dei nostri collaboratori specializzato in perizie per i tribunali, per le banche, ha uno studio molto, molto importante, tutti i nostri tecnici sono qualificati ed iscritti ovviamente agli albi, ha valutato quell'immobile come valore di mercato di 520.000 euro, ovvero sì, non ci sarebbe nessun compratore razionale che lo pagherebbe più di 520.000 euro. Quindi l'abbiamo segnalato alla Corte dei Conti, sperando che la Corte dei Conti di Bologna approfondisca questo aspetto, perché quello è uno dei 140 casi, ma sono tutti uguali.
E come hai detto te, Sergio, è la politica che ha voluto far vedere si era vicina. Questo è un disdoro anche per quelli che in realtà sono stati onesti. Bravo. E poi come dicevo prima, abbiamo avuto, oltre al caso per esempio Reggiolo che abbiamo trattato, abbiamo avuto altri danni collaterali. E mentre eravamo in breve pausa, infatti è entrato il signor Paolo Stevanin, che è qua alla mia sinistra, il quale è in corso proprio in questo. Ecco, ha in corso un processo, se non vado errato, in cui è imputato anche di tentata truffa, no? Tra le varie accuse che le hanno fatto. Buonasera a tutti, per essere più preciso, sono 4 articoli del codice penale, il 56, il 110, il 483 e il 640 bis. Io da semplice agricoltore, dopo il terremoto, ho fatto un immobile nella mia azienda, ho ereditato l'azienda agricola di mio padre. Preciso, sono alla bassa modenese, più verso il comune di Novi, Carpi, un po' più lontano dal basso ferrarese, comunque confinante. Mi sono trovato da amici comuni, ma mi hanno indicato un tecnico, ho fatto la domanda, non è stata accettata, bene, credevo che fosse finita lì, va bene, non fa la domanda, nella nostra vita, agricoltori, domande, PSR e quant'altro, negli anni 70-80 mio padre ne ha sempre fatte, però si faceva la domanda, non veniva accettata, finiva lì. Non è stata accettata, dopo 8 mesi mi arriva una raccomandata dal Tribunale di Bologna che sono indagato con questi 4 articoli del codice penale. Io non sapevo cosa, credevo fare la domanda, finita lì. Invece si è innestata una cosa che a giugno sono 5 anni che sono sotto processo con questa cosa che francamente non sarei mai aspettata una cosa del genere. Ho fatto la domanda, è stata accettata, non ho preso niente, non ho speso neanche un soldo, non ho avuto niente, ricostruito niente, eppure sono sotto processo. Io penso perché lei, se le hanno messo la tentata truffa, avrà paventato dei danni che magari erano precedenti, ecco, ma... lei ha incaricato un tecnico di fare questa verifica, che gli ha fatto il capitolato, che ha fatto la richiesta, anche se lei forse era all'altezza di capire se aveva aggiunto qualcosa o tolto qualcosa. No, io ho messo al corrente, avevo un'assicurazione, foto aeree e quant'altro, io sono solo agricoltore, non sono un tecnico capace di quantificare un danno, vedere la struttura com'era. Questo è l'immobile. Guarda, in base alle ordinanze, ci sia la possibilità di accedere ai contributi. Ma il suo caso non era il solito caso del fabbricato che era già crollato, no? In precedenza. Mi sembra, una differenza di buco sul tetto che era precedente. Nel contratto privatamente, fatto con io e il tecnico, l'ho fatto inserire che era un piccolo danno nel tetto prima del terremoto. Nella perizia giurata, depositata l'anno dopo, dal tecnico, non ha menzionato queste due righe. Ha scritto solo che è stato lesionato a seguito del sisma. E di lì si è innescata tutta la regione, ha passato le carte tutto alla procura, al tribunale. Da lì quindi lei è stato vittima di questa leggerezza dovuta o non dovuta. Ecco, perché... Lì è risultato che lei stava facendo un tentativo di truffa nei riguardi dello Stato. Quindi Sergio, come io definirei questo caso, un danno collaterale, proprio perché c'è uno slogan che non è nostro, è uno slogan secolare, che io l'ho fatto mio. Buttirosi con i potenti e marmorei con le povere genti. Ah sì, questo è classico, ecco. c'è anche nella lingua inglese, ecco. E poi dice... Questo è il sistema. Forte con i deboli, deboli con i forti. Ma il buttiroso è ancora peggio, perché noi abbiamo verificato casi con alberi cresciuti all'interno dei fabbricati prima del terremoto, che hanno ricevuto i milioni di contributi e sono industriali fra i primi della città in cui io abito e faccio il consigliere comunale. E questi sono ci hanno addirittura minacciati di querela, se li menzionavamo. Attenzione, altri colleghi di altre televisioni li hanno intervistati a casa loro con notaio, avvocato, guardia del corpo e non so chi altri, come per dire state attenti qui dove state arrivando. Questo è il sistema.
Paolo credo che sia uno degli esempi di cosa vuol dire un sistema, di una persona che casomai non se ne intende, si assegna a un tecnico e il tecnico lo accompagna. Ma ecco. È sintomatico il fatto, perché il CVR non è mai stato attaccato. Perché? Perché il CVR si basa su dei fatti, si basa sul censimento della regione Emilia-Romagna. Di conseguenza, cosa si può attaccare? Noi prendiamo la realtà del censimento, ma il problema poi primario è che i tecnici, invece di andare a vedere cosa dà il censimento dell'Emilia-Romagna, hanno ignorato completamente, perciò non hanno fatto verifiche. Le verifiche le hanno fatte solo cartacee, non le hanno fatte sul territorio. Ma poi, ripeto, andare su internet, andare su Google Map, vedevano benissimo cosa diceva il censimento. C'era una via preferenziale, andava assegnato il contributo, quindi certo, non avevano neanche l'interesse a approfondire. Noi abbiamo avuto la possibilità anche di metterci a disposizione, di offrirci gratuitamente, noi come CVR con i nostri ingegneri, a disposizione della polizia giudiziaria affinché le indagini vengano fatte con l'avallo di tecnici qualificati, perché la polizia giudiziaria è poi la guardia di finanza, che è esperta in reati finanziari, fiscali, frodi e quant'altro, ma certamente non in reati di questo tipo o valutazioni ingegneristiche e di sistemi complessi come questi. Di fronte a, e questo ce l'hanno detto gli uomini stessi della polizia giudiziaria, in quei pochi casi per adesso giudicati dalla procura, in cui ci sono gli avvocati che difendono i furbi e la polizia giudiziaria che sostiene le tesi del CVR, l'avvocato dice: ma voi sapevate se questa crepa era prima o meno, prima o dopo il terremoto? E la polizia giudiziaria dice: non lo sa, noi abbiamo delle valutazioni di un comitato. Certo. Ecco, è tutto là, ed è questa la grande ingiustizia. Comunque Paolo, torno a te, io penso che poi riuscirai a dimostrare che tu hai agito indubbiamente senza conoscere il fatto che il tuo tecnico aveva fatto questa aggiunta, l'hai visto dopo, no? Sì. Perché c'è stata una variante sulle due perizie, quindi io penso che ti sarà riconosciuto la perizia giurata. Io l'ho letta dopo 3 mesi che aveva depositata e ho visto questa frase che nel contratto privato non c'era scritto. Comunque, c'è il presupposto del reato poi, perché sì. Poi tu hai preso niente, anzi avrai delle spese poi alla fine. Perché sì, come ho seguito una giornata di processo a Emilia Reggio, un imputato ha detto: la giustizia è gratis, ma gli avvocati devo pagare. E io finora 9.000 euro li ho già spesi di avvocato. Comunque a questo punto mi sono fatto l'idea, ma forse avranno fare un processo uno pensava sul pensiero di truffare la regione, no, ve lo truffare la regione. Sulla base dei documenti della regione, allora anche mia moglie può chiedermi il divorzio, perché ogni tanto ho pensato alla Monica Bellucci, poteva dire: beh, allora ti faccio chiedere il divorzio.